Della Basilicata, programma dei Lucani in Canada, portato a voi dalla Basilicata Cultural Society. Conduce Filippo Gravina. Ed eccoci di nuovo insieme e adesso ringraziamo coloro che fanno sì che questo programma entri nelle vostre case puntualmente ogni martedì dalle 11.30 alle 12 su 100.7 CFM. Inox Industry di Patria Mamunno, Pizzanova di Sempri Mucci, Bijuma Corporation di Paolo Petrozza, Bimborn di Angelo Lo Cilento, Vido Construction di Deni Montesano, Farfield Property Management di Mike Marrese, Medigroup, Famiglie Panettieri Montemurro, Basilicata Cultural Society of Canada e ricordiamo inoltre Edison Meat dell'amico Tony, da oltre 40 anni al servizio della comunità, al 245 di Edison Avenue con telefono 416-743-5601. E adesso abbiamo una sorpresa, abbiamo al telefono direttamente dall'Italia, precisamente da Miglionico, comune in provincia di Matera, il professore Antonio Labriola. Antonio, mi senti? Carissimo, ciao, come stai? Ti sento chiarissimo, come stai? Che tempo fa lì? Vi ho detto che fa un po' freschetto. E infatti proprio in questi giorni, oggi specialmente, si è abbassata un po' la temperatura e si prevede che nei prossimi giorni sarà un po' così, diciamo, non molto bello. Comunque è il periodo questo, bianco, quindi dobbiamo... Speriamo un bianco Natale. Speriamo, Natale. Sarebbe una cosa bellissima. Allora, diciamo subito che il professore Antonio Labriola, se non sbaglio adesso sei in pensione, vero? Sì, sono più di 10 anni in pensione. Ho insegnato alla mitica Nicola Festa. Bravissimo, sì. Ecco, io mi ricordo che negli anni 76-77 anch'io ho fatto una supplenza di educazione fisica in quell'istituto. Ah, benissimo. E quindi mi fa piacere parlare. Quindi abbiamo insegnato nella stessa scuola. Sì, allora Antonio Labriola è anche l'ideatore del sito web, come si chiama Antonio? Il tuo sito? Miglionicoweb.it. Ecco, quelli che ci ascoltano, non abbiamo tante famiglie qui di Miglionico a Toronto, caro Antonio, però ci sta qualche famiglia. Andate, digitate questo sito che vi parla, io vado quasi ogni giorno su quel bel sito, è fatto abbastanza bene, che vi parla di milioni, di ciò che succede a milioni. Io scusami Filippo, volevo interromperti solamente un po', volevo rivolgermi in particolar modo alle famiglie Petrozza di Montescaglioso. Ho sentito, noi siamo molto amici dell'unica sorella che vive in Italia, a Montescaglioso, Maria. Siamo molto da vicino, quindi un saluto da parte nostra a tutta la famiglia Petrozza. Ecco, questo farà piacere a Paolo Petrozza e ai suoi fratelli che vivono qui. Infatti. Allora, parlando di Miglionico, attività di Miglionico, Miglionico sarà capitale europea per un giorno, dico bene Antonio? Sì, infatti, praticamente... Sì, praticamente con Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 ha dato la possibilità a tutti i comuni lucani il privilegio di diventare per un giorno capitale della cultura. Quindi ogni comune della Basilicata ha avuto la possibilità di porsi all'attenzione dell'opinione pubblica, non solamente italiana, ma internazionale. Per cui a Miglionico è capitato il 13 di dicembre, che è una data particolare, sarà praticamente una giornata speciale per Miglionico, ricca di eventi culturali e artistici, si prefigura molto bella, suggestiva e coinvolgente la manifestazione. È un'iniziativa curata dal Comune con il sostegno della Fondazione Matera Basilicata 2019. È un appuntamento che sarà contraddistinto da vari impegni che coinvolgeranno in particolar modo i bambini, ma anche gli adulti e gli anziani della comunità, donne, maschi, eccetera. Il coinvolgimento ovviamente riguarda principalmente l'istituto comprensivo, scuola materna, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria, diciamo la scuola media. I ragazzi praticamente in queste ultime settimane hanno fatto delle indagini all'interno del comune
riscoprire così le tradizioni, gli usi, i costumi. Hanno preso degli appunti e tutto questo poi verrà raccontato durante la mattinata del 13 attraverso attività di teatro e di drammaturgia. Inoltre è stato coinvolto anche il Liceo Musicale di Matera. Il Liceo Musicale di Matera è l'ex istituto magistrale Tommaso Stigliani, che all'interno del. Adiacente alla scuola, Bravissima, alla scuola adiacente alla Festa. scuola Nicola Festa, benissimo. Terranno un concerto nel pomeriggio, nella tarda mattinata, un concerto offerto a tutti gli studenti all'interno del bellissimo auditorium del Castello del Malconsiglio di Miglionico. Ovviamente saranno altre manifestazioni di spettacoli, di animazioni, di intrattenimento e diciamo. Rientra in queste manifestazioni anche il fuoco di Santa Lucia, perché il 13 dicembre a Santa Lucia. Miglionico c'è sempre stata questa tradizione di accendere un falò, all'ora del vero, nel passato il falò si accendeva solamente nel piazzale antistante della chiesa, come tu sai certamente, essendo di Matera, i ragazzi andavano alla ricerca di rame, di tronchi, eccetera, si faceva un grandissimo falò. E praticamente la sera si accendeva il fuoco. Il fuoco ovviamente è una cosa simbolica, anche il nome di Lucia, la luce, perché nel passato si credeva che il solstizio d'inverno fosse proprio il 13 di dicembre. Poi c'è stato il cambiamento del calendario e fu portato praticamente, si fece un salto di 8-9 giorni, portato al 21 di dicembre. Quindi il fuoco rappresenta non solo Santa Lucia, Lux Lucia praticamente, ma anche come dire, un ritorno in un certo senso alla vita, alla vita. Benissimo, professore. Allora, com'è che si presenta questo Natale a Miglionico? Diciamo, proprio per queste attività che si stanno organizzando, è un Natale particolare, diciamo. Quindi vede un po' un'animazione all'interno del piccolo paese e dimenticavo di dirti che diciamo come dire, una parte importante proprio per la realizzazione di queste attività è data proprio dalla Prologo di Miglionico, che è guidata da giovani volenterosi pieni di tantissima diciamo, vitalità che hanno dato un po' di tono a tutto quello che si fa all'interno del nostro paese. Va benissimo. Professore, purtroppo il tempo è tiranno, E qui noi abbiamo immagino, solamente altri 10 immagino. minuti. Io ti ringrazio per questa tua cordiale telefonata, ti ringrazio tantissimo e spero di averti in onda ancora una volta, ci metteremo d'accordo per Quando quando ci vuoi, a sono questa bella disposizione. cittadina, E se una vieni a bella Matera, cittadina. ti voglio incontrare. Sì, e ci incontreremo certamente perché sarò lì a giugno, come tu sai, vengo a Eh sì, partecipare a un alla mini torneo di mini basket. basket in piazza. Dammi tanti abbracci al sindaco Mancini, che ho avuto il piacere di intervistare anche lui, Il questo, sindaco, scusa, e comanda questo di programma. Miglionico. Io ti do un abbraccio Scusami, e il sindaco di sì. Miglionico e comanda. Mancini di Pomarico. Oh, quello è di Pomarico, hai ragione, sì, hai ragione. So praticamente, hai ragione, di Pomarico. Io mi imbroglio sempre perché ci Ma fu va una bene, frana a non è Pomarico. importanza. Ecco. Allora, io ti saluto e ti estendo a te e alla tua famiglia i più sinceri auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie Filippo, Arrivederci, un professore. augurio anche a te, a tutti quanti voi, a tutti i lucani che stanno a Toronto. Grazie, Tante belle grazie. cose, E arrivederci.